Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 31 maggio 1926. Il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà, con tutta la pienezza degli effetti che in essa ci sono. Sicché in ogni suo atto sorge la luce, l'amore, l'adorazione, eccetera, che costituendosi atto per ogni atto, amore per ogni amore, come luce solare invade tutto, armonizza tutto, accentra tutto in sé e come fulgido raggio porta al suo creatore il contraccambio di tutto ciò che ha fatto per tutte le creature e la vera nota d'accordo fra il cielo e la terra.
L'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare e non potete più recuperarla stando in vita. Di lui successe come alla terra che gira intorno al sole, che non essendo fissa, mentre gira si oppone al sole, forma la notte. Ora per renderlo fermo di nuovo e poter così sostenere l'unità di questa luce ci voleva un riparatore e questo doveva essere superiore a lui. Ci voleva una forza divina per addrizzarlo. Ecco la necessità della redenzione. L'unità di questa luce la possedeva la mia celeste mamma e perciò più che sole può dare luce a tutti. Tra lei e la Maestà Suprema non ci fu mai notte, né ombra alcuna, ma sempre pieno giorno, e perciò in ogni istante quest'unità della luce del mio volere faceva scorrere in lei tutta la vita divina che le portava mari di luce, di gioia, di felicità, di cognizioni divine, di gloria, mari di bellezza, mari d'amore. E lei come in trionfo portava al suo creatore tutti questi mari come suoi, per attestargli il suo amore, la sua adorazione e per farlo invaghire della sua bellezza. E la divinità faceva scorrere altri mari nuovi più belli. Lei possedeva tanto amore che come cosa connaturale poteva amare per tutti, adorare e supplire per tutti. I suoi più piccoli atti, fatti nell'unità di questa luce, erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme. Perciò i sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiammelle di fronte al sole, goccioline d'acqua di fronte al mare, al confronto degli atti della sovrana regina. E perciò lei, in virtù dell'unità di questa luce del supremo volere, trionfò di tutto, vinse il suo stesso creatore e lo fece prigioniero nel suo materno seno. Solo l'unità di questa luce del mio volere che possedeva colei che imperava su tutto potette formare questo prodigio non mai successo, che le somministrava gli atti degni di questo prigioniero divino. Adamo, col perdere questa unità della luce, si capovolse e formò la notte, le debolezze, le passioni, per sé e per le generazioni. Questa Vergine eccelsa, col non fare mai la sua volontà, stette sempre dritta e di rimpetto al sole eterno, e perciò per lei fu sempre giorno, fece spuntare il giorno del sole di giustizia per tutte le generazioni. Se questa Vergine Regina non avesse fatto altro che conservare nel fondo della sua immacolata l'unità dell'anima sua immacolata, l'unità della luce dell'eterno volere, sarebbe bastato per ridarci la gloria di tutti, gli atti di tutti e il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. La divinità per mezzo suo, in virtù della mia volontà, si sentì ritornare le gioie e la felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione. Perciò lei si può chiamare la regina, la madre, la fondatrice, la base e lo specchio della mia volontà, in cui tutti possono rimirarsi per ricevere da lei la vita di essa. Figlia mia, Adamo nello stato di innocenza e la mia mamma celeste possedevano l'unità della luce della mia volontà. Non in virtù propria, ma per virtù comunicata da Dio. Invece la mia umanità la possedeva per virtù propria, perché in essa non solo c'era l'unità della luce del supremo volere, ma c'era il Verbo eterno, e siccome io sono inseparabile dal Padre e dallo Spirito Santo, successe la vera e perfetta bilocazione, che mentre rimasi in cielo, scesi nel seno della mia mamma, e essendo il Padre e lo Spirito Santo inseparabili da me, anche loro vi scesero insieme e nel medesimo tempo restarono nelle altezze dei cieli.
Figlia mia, il Padre e lo Spirito Santo, perché inseparabili da me, scesero insieme con me ed io restai con loro nei cieli, ma il compito di soddisfare, di patire e di redimere l'uomo fu preso da me. Io, figlio del Padre, presi la parte di rappacificare Dio con l'uomo. La nostra divinità era intangibile da poter patire la minima pena. Fu la mia umanità, unita con le tre divine persone in modo inseparabile, che dandosi in balia della divinità, pativa pene inaudite, soddisfaceva in modo divino. E siccome la mia umanità non solo possedeva la pienezza della mia volontà come virtù propria, ma lo stesso Verbo, e come conseguenza dell'inseparabilità il Padre e lo Spirito Santo, superò perciò in modo più perfetto tanto Adamo innocente quanto la stessa mamma mia, perché in loro era grazia, in me era natura. Loro dovevano attingere da Dio la luce, la grazia, la potenza, la bellezza. In me c'era la fonte, da cui sorgeva luce, bellezza, grazia, eccetera. Sicché era tanta la differenza, in me che era natura, e nella stessa mamma mia, che era grazia, che lei restava eclissata innanzi alla mia umanità. Un brano assolutamente straordinario questo che abbiamo appena ascoltato e letto, e che fa comprendere molte cose sia della grandezza unica della nostra divina regina, sia anche di riflesso alcune caratteristiche fondamentali della vita nella divina volontà che ella visse in maniera perfetta, ma che non sono esclusive di Maria, sono aperte a chiunque entri in questo regno. Ed infine emerge anche, certamente la Madonna è la fotocopia vivente di Gesù, ma è la fotocopia vivente in forma creaturale, cosa che non dobbiamo mai dimenticare, quindi come Gesù stesso fa notare, tra l'agire in forza della propria natura e l'agire in forza della grazia ricevendo da altri c'è un abisso. Quindi certamente la Divina Maria è grandissima, ma rimane una creatura e la distanza tra lei e Dio, e quindi tra lei e il Figlio stesso, rimane infinita. Eppure, come abbiamo sentito, abbiamo anche una distanza immensa tra lei e tutte le altre creature. Quindi è la seconda dopo Dio, quindi in Dio, se vogliamo, ci sono queste gerarchie, c'è Lui, a distanza infinita c'è la Madonna, a ulteriore distanza infinita c'è tutto il resto. Ecco, quindi è per questo che noi possiamo e dobbiamo volgere comunque lo sguardo con lei, a lei, perché è una di noi. Certamente è assolutamente eccellente, è purissima, è santissima, ma è una di noi e nonostante tutto quello che ha, come Gesù spiega, lo ha per grazia, ne ha per tutti e gli avanza ampiamente. Ecco perché la Chiesa ha sempre insegnato, anche a prescindere dalle particolarità degli scritti di Luisa, a ricorrere alla Madonna come la mediatrice, il canale, la fonte, certamente fonte non immediata ma derivata di tutte le grazie che possiamo ricevere. Ora, c'è un termine che ricorre in continuazione, l'unità della luce della mia volontà, anzi Gesù spiega il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà. Un'espressione bellissima, l'unità di questa luce la possedeva la mia mamma celeste, poi spiega, no? E è un'espressione che ricorre, solo l'unità di questa luce del mio volere potete formare questo prodigio mai successo, appunto, che è l'incarnazione, no? L'unità della luce. Noi sappiamo che San Giovanni dice che Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questa luce viene fatta coincidere appunto con l'unità della luce o unica luce della divina volontà. Che cosa fa? Che cosa realizza? Ecco. Se è una sorgente, significa che ogni atto fatto in essa, come Gesù spiega, cosa fa sorgere? Fa sorgere luce, amore, adorazione e attenzione, costituendosi atto per ogni atto, amore per ogni amore,
come luce solare invade tutto, armonizza tutto, accentra tutto in sé, attenzione a questo passaggio, e come fulgido raggio porta al suo creatore il contraccambio di tutto ciò che ha fatto per tutte le creature e la vera nota d'accordo dal cielo alla terra. C'è un passaggio molto importante che fa comprendere perché questa cosa è così gradita a Gesù, no? E allora, sì, certamente Dio ha creato l'universo come atto di amore gratuito, non avendone bisogno, questo è, non ha bisogno di noi. Però Dio si aspettava dalla creazione tornarsi tutte quante le gioie e le felicità che avrebbero dovuto fargli tornare le creature. La divinità, dice Gesù, per mezzo suo, in virtù della mia volontà, sta parlando della Madonna, si sentì ritornare le gioie e la felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione. Quali sono queste gioie? Una cosa molto semplice, l'abbiamo appena sentito. Amore per amore, adorazione in cambio della creazione, luce per luce. Ora, basta che noi facciamo una domanda semplicissima, perché è vero, a volte qualcuno dice ma non lo capisco bene queste cose, le dico sono troppo complicate, ma a volte bastano dei passaggi essenziali. Allora, prima domanda. Noi constatiamo che tutti gli uomini amano Dio, si struggono d'amore per Lui, fanno tutto per amore suo. Diciamo che è una domanda più che retorica, no? La risposta è no. Cosa fanno vedere gli uomini al nostro Signore? Gli uomini al nostro Signore stanno continuamente proiettando il più brutto film degli orrori che si possa concepire, quasi tutti, fatto di schifezze, degradazioni, aberrazioni, perversioni, ammazzamenti, odio, guerra, idolatrie, sopraffazioni, povera gente morta di fame a causa dei nostri peccati. Questo è il film che nostro Signore si deve sorbire, perché poi non è che lui può non vederlo, lo deve vedere per forza, da tutti noi. Ora, è un bello spettacolo questo, cioè mettiamoci nei panni del Padre Eterno, no? Siamo oggi un po' arditi. Tu ti guardi questa roba e dici, bene, questo è l'opera delle mie... Cioè io ho creato il mondo per vedere questo, cioè per vedere questo spettacolo. È evidente che sono tutte quante domande retoriche, no? Ora, qual è il problema? Io non posso, io, essere umano, non posso prendere 7 miliardi di persone e costringerla ad amare nostro Signore, non lo posso fare, perché tutti quanti sono liberi. Ma, attenzione, ma, se io entro nella divina volontà e opero nella divina volontà, posso, come la divina volontà si può bilocare dovunque, qui Gesù ha spiegato termini abbastanza semplici, il miracolo dell'incarnazione appunto in termini di bilocazione perfetta, d'accordo? Questo l'hanno vissuto anche i santi, non è tanto difficile, no? La divina volontà è qualcosa di eterno e che è presente dappertutto, qui bisogna anche sapere un pochino di catechismo, un buon catechismo di San Pio X. Quando noi si diceva che Dio è immenso, vuol dire che Dio è presente in tutte le cose, Dio è immenso, onnipresente, è la stessa cosa, è tutto e dappertutto, cioè in cielo, in terra, in ogni luogo. E Santa Teresa dice è presente in tutte le cose per potenza, presenza ed essenza, cioè le cose sono talmente presenti a Lui e le vede, d'accordo, senza che gli possano sfuggire, d'accordo. La sua stessa essenza, che è stata comunicata a tutti gli enti nella creazione, perché c'hanno l'essere, è presente, e la sua potenza, nel senso che sono immediatamente soggetti al suo dominio. Quindi se io mi fondo con la sua volontà, mi trovo immediatamente ad essere presente dappertutto. Quindi se faccio un atto di amore, io, fuso con la divina volontà, che succede? Che questo atto invade tutta la creazione e anche se gli altri non lo stanno facendo, però gli riporta l'amore e l'adorazione di tutta la creazione. Ora, questa cosa in Maria Santissima, Gesù spiega, era connaturale, non ha fatto altro che questo, da quando è stata concepita
fino all'assunzione, in ogni minimo dettaglio. Noi viviamo, sappiamo che, lo diciamo nell'atto preventivo, quando si vive fusi con la divina volontà, anche i gesti inconsapevoli, anche un battito di ciglia produce questo effetto e dà gioia a Dio. Queste cose le dobbiamo capire. Ecco. E se uno pensa a questo, segue un attimo questo discorso, non è proprio così tanto difficile. Allora, qui continua, no? Atto per atto, amore per amore, come luce solare che invade tutto. Ripensiamo alla luce del sole, il sole brilla lì e tutto quello che sta sotto il sole viene raggiunto dai suoi raggi senza che il sole si muova. Ecco un atto nella divina volontà. Accentra tutto in sé e come a fulgido raggio porta al suo creatore il contraccambio di tutto ciò che ha fatto per tutte le creature. L'abbiamo capito perché, no? Basta uno che ami veramente Dio per portarli tutti. Ecco, diciamo così. Ora, questa unità della luce, bellissimo, no? Quindi l'unità della luce, perché una era la luce e come la luce del sole prende tutti, d'accordo? E accentra tutti in questa unità. Non la potete più recuperare dopo il peccato. È diventato, dice Adamo, come la terra, capite? Che la terra quando gira su se stesso, noi sappiamo che il giorno e la notte, oggi siamo istruiti, no? Quindi vedete come qui Gesù parla nel 1926 e non parla più come nell'Antico Testamento, nella Bibbia, che dice ferma di sole, no? Ecco, qui dice la terra gira, adesso lo sappiamo, quindi Gesù può usare un paragone scientifico, diciamo così, no? Tale da poter essere compreso. Dice, ha cominciato a muoversi in questo modo, quindi è inevitabile che si formi la notte. Cioè, c'era qualcuno che doveva mettere stop a questo moto rotatorio, una forza divina per raddrizzarlo, e l'ha fatto Gesù con la redenzione. Ecco. Poi passa però a spiegare che, essendo la Madonna stata redenta in modo più sublime e più perfetto, perché questa è l'Immacolata Concezione, che tra non molto festeggeremo, e cosa ha fatto? Ha vissuto incessantemente in questa unità della luce. E che è successo? Mai notte né ombra alcuna tra lei e la Maestà Suprema, sempre pieno giorno. E perciò, attenzione, in ogni istante, capiamo che significa istante, nanosecondo, moltiplichiamo i nanosecondi per 72 anni circa di vita che ha avuto la Madonna, esclusi i 9 mesi di concepimento, che vanno computati però anche quelli, perché la Madonna sappiamo che da subito ha iniziato a usare il libero arbitrio e ad amare. Appena concepita si è presentata al trono dell'Altissimo legando ai suoi piedi per sempre, senza volersi più riprendere la sua volontà, no? Quindi immaginiamo. E quindi in ogni istante quest'unità della luce del volere divino faceva scorrere in lei tutta la vita divina. Attenzione, questo tipo di legame non soltanto riporta a Dio tutta la gioia della creazione, tutta la bellezza della sua creazione trasfigurata, ma porta anche a chi vive in questo modo mari di luce, di gioia, di felicità, di cognizioni divine, mari di bellezza, di gloria e d'amore. Per cui tra le spie famose, io ne parlo spesso, no? Dice, vogliamo vedere se stiamo cominciando a muoverci in questo mondo, benissimo, quanto sei gioioso, quanto sei felice, quante cognizioni divine ti arrivano, quante cose il Signore ti fa capire, quante luci celesti ti arrivano, sotto tutti i punti di vista, verità su Dio, discernimento sulle cose da fare, conoscenza di te stesso, eccetera, eccetera. Quanti mari di bellezza, quanti mari di gloria, quanti mari di amore, lo senti l'amore di Dio, lo avverti, lo vivi? Perché se si vive nella divina volontà, questo è. E qual è la reazione della creatura a questo? Prende tutte queste cose e riporta un'altra volta al Signore per attestare il suo amore e la sua adorazione. E il Signore, vedendogli tornare indietro le sue stesse cose, però come dire, in qualche modo personalizzate, se mi si passa questa espressione, dall'individualità della creatura, pensiamo a quanto fosse bella la Madonna, impazzisce di gioia, se è lecito usare questa espressione
riferita all'Altissimo. Per farlo invaghire della sua bellezza, lei come trionfo portava al suo creatore tutti questi mari come suoi, per attestargli il suo amore, la sua adorazione, per farlo invaghire della sua bellezza. E la divinità faceva scorrere altri mari nuovi più belli. Qui sembra di vedere la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Cioè, questa vita comporta questo scambio continuo, quotidiano. Questo è quanto di più bello si possa auspicare. Cosa più bella di questa non è possibile neanche immaginarla. Dice lei possedeva, adesso qui continua Gesù, tanto amore per forza, se stava, cioè, stava in perenne comunicazione con Dio, ma Dio è amore. Quindi possedeva tanto amore che come cosa connaturale poteva amare per tutti, adorare e supplire per tutti, è bellissimo, come cosa connaturale, cioè la Madonna gli veniva facile, come respirare. Ancora, ecco la potenza degli atti nel divin volere, no? Questo lo sappiamo, questo lo c'era arrivato anche San Luigi Monforte, il famoso punto d'acqua. I suoi più piccoli atti, fatti nell'unità di questa luce, attenzione, erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme. Quindi il punto d'acqua non era superiore soltanto, come diceva San Luigi, alle sofferenze di San Lorenzo sulla graticola, ma a quello di tutte le creature messe insieme. Cioè, se uno pensa un pochino e ha capito il passaggio precedente, non è tanto difficile comprenderlo. Perché un atto compiuto nell'unità della luce della volontà divina ha caratteristiche completamente divine. Ancora i sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature si possono chiamare piccole fiammelle di fronte al sole. Capite, piccole fiammelle di fronte al sole? Oh, ma se uno si legge le vite dei santi, i sacrifici che hanno fatto certi santi, oppure il martirologio romano, le torture atroci in cui sono morti dei venerabilissimi nostri fratelli e sorelle nella fede, ma mettono paura, si possono chiamare piccole fiammelle di fronte al sole, goccioline d'acqua di fronte al mare, cioè, capito, goccioline d'acqua di fronte al mare, cioè, noi sappiamo insomma quanti, non lo so, milioni di triliardi di goccioline di acqua ci stanno negli oceani di tutta l'altra pianeta Terra, no? Goccioline d'acqua. E attenzione, è proprio grazie a questo, Gesù spiega questo, lo dice tante volte negli scritti, che lei ha potuto formare il prodigio divino dell'incarnazione. Tante volte negli scritti Gesù dice, noi pensiamo che adesso tra poco è la festa dell'Immacolata Concezione, quella che la Madonna ha avuto la grazia della maternità divina a causa dell'Immacolata Concezione. Certamente l'Immacolata Concezione era un requisito indispensabile, ma non sarebbe bastato da solo. Non sarebbe bastato. Perché il Verbo è sceso a casa di Maria, perché è sceso a casa sua. Ha trovato il suo stesso ambiente. Anche quando non c'erano questi scritti, la Madonna è chiamata in alcuni inni, c'è stata anche una bellissima canzone fatta da Monsignor Frisina, che diceva che Salve Dolce Vergine, è chiamata Paradiso Mistico. Che significa Paradiso Mistico? Paradiso è la casa del Padre Eterno, d'accordo? Il cielo empireo è casa sua, lui abita lì, d'accordo? Ce l'ha l'indirizzo il Padre Eterno, anche se poi è tutto dappertutto, ma essenzialmente abita lì. E chi è la Madonna? La Madonna è casa sua, è il paradiso mistico, per distinguerlo dal paradiso reale, dal cielo empireo. Ma Dio sta lì. Perché? Perché sta a casa sua. E perché sta a casa sua? Perché la Madonna ha l'unità della luce della divina volontà. Ce l'ha sempre avuta. Allora, mentre Adamo ha formato la notte, le debolezze, le passioni, per sé e per tutte le generazioni, questa Vergine si eccelsa col non fare mai la sua volontà,
stette sempre diritta e dirimpetto al Sole Eterno, e perciò per lei fu sempre giorno. Hai visto, sappiamo che al polo sud e al polo nord ci stanno 6 mesi continui di luce, però poi 6 mesi di notte. Immaginiamoci che ci fosse un polo dove c'è soltanto la luce. Cioè, immaginiamo che non conoscere cosa sia la notte. La Madonna è vissuta così. Ed ecco, concludiamo, abbiamo visto prima, no? Spiegando l'atto nella divina volontà e il senso perché questa cosa piace così tanto a Dio, no? Dice, la divinità per mezzo suo, in virtù della mia volontà, si sentì ritornare le gioie, la felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione. La Madonna non ha fatto vedere film dell'orrore al nostro Signore, manco uno. Gli ha fatto vedere film stupendi, capolavori, ecco, da cineteche, tutti i film d'autore, da Oscar, non si sa che cineteca che c'ha sotto questo punto di vista la Madonna. E il nostro Signore rimaneva a bocca aperta, mano a mano che si vedeva i film a regia Maria, soggetto, sceneggiatura, scritto, diretto e interpretato, si dice una volta, da Maria Santissima, insomma, no? Ecco. Dice, perciò lei si può chiamare la regina, attenzione, la madre, la fondatrice, la base e lo specchio della mia volontà. E attenzione, in questo specchio tutti possono rimirarsi per ricevere da lei la vita di essa. Ecco perché la Madonna è un canale privilegiato non solo per l'amicizia con Gesù, per diventare santi, ma anche per vivere nella divina volontà, ricevere da lei la vita di essa. Alla scuola di Maria, all'autentica scuola di Maria, questo San Luigi non c'era ancora arrivato, ma c'era andato molto vicino, non ci poteva arrivare perché non erano ancora i tempi, insomma, per questo approfondimento ulteriore, per questo ultimo step, diciamo così, e si riceve da lei questa vita. Perché la Madonna, il fine ultimo di quello che vuole fare nei suoi veri devoti è fargli vivere la sua stessa vita. E la sua stessa vita, questa è stata. E quindi è cosa assai raccomandabile, e dico molto poco, quindi uso un'espressione molto debole, ma si potrebbe dire molto di più, rivolgersi a lei, mettersi alla sua scuola, mettersi sotto il suo patrocinio, mettersi alla sua guida, imitarla in tutto per imparare questa vita tutta divina. Ecco, attraverso questo brano, Santa Vergine Divina Maria, ci abbiamo visto questo spaccato del tutto divino, ecco, questa luce che speriamo sia entrata anche nelle nostre anime, luce della conoscenza e maggiore comprensione per comprendere la grandezza di questa vita. Vita che è essenzialmente duplice come la tua, non fare mai la nostra volontà e imparare a non fare nessun atto fuori della divina volontà o senza la divina volontà. Ecco, da te possiamo e vogliamo impararlo. Rinnoviamo la nostra consacrazione totale e limitata a te e ti chiediamo la grazia di insegnarci a vivere la tua stessa vita per essere felici noi e per far felici il nostro Dio, ecco, e anticipare già da questa terra, ecco, in questo nuovo Eden promesso dal Signore, le gioie e le felicità che il Signore ha preparato per coloro che lo amano. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.